In questa domenica la Chiesa ci presenta Gesù che entra trionfante in Gerusalemme e l'Evangelista Giovanni ce lo presenta come colui che va a prendere possesso del regno. Quando sarò innalzato da terra attirerò tutto a me, tutti a me. Gesù si presenta come un uomo che cerca la strada su una carta. E la carta su cui cerca la strada da percorrere è la parola di Dio. E la parola di Dio lo conduce alla croce, lo conduce alla morte. Sembra un controsenso. Perché fino alla morte? Perché doveva imparare l'obbedienza dalle cose che patì. Diventare uomo significava assumere tutta la condizione umana fino all'estrema esperienza. E l'esperienza più profonda dell'uomo è sicuramente quella della morte. E ha voluto fare l'esperienza della morte come frutto del peccato. Infatti è stato ingiustamente condannato a morte. E qui si presenta il peccato come male che produce il suo effetto. Gesù è il giusto. In lui non c'è nessuna ragione per poter ucciderlo. In lui non c'è nessun motivo per poterlo condannare. Per cui il male appare in tutta la sua verità. Il male è male e colpisce il giusto che muore ingiustamente colpito dal male. E lui accetta volontariamente questa condizione per dichiarare che il male è soltanto male ed esclusivamente male. Ed è proprio in questo momento che il male viene condannato, il peccato viene condannato e accettando lui Dio, questa esperienza fino in fondo, ha santificato quell'albero su cui è morto, l'albero della croce. Per cui come l'albero del paradiso terrestre divenne l'albero della condanna, la croce diventa l'albero della salvezza, perché il giusto ha accettato volontariamente il frutto del male. E così tutti quelli, coloro che guarderanno a quell'albero saranno salvati. E lui regna da quell'albero perché in quell'albero si è manifestata tutta la pienezza dell'amore di Dio. Buona domenica.